presenta sulla Calaiuncu grazie all'ospitalità della famiglia Crocetta, veramente molto disponibili a questi incontri culturali, l'ultimo libro fotografico di Franco Scherma, che ha questa novità, diciamo così. Non sono solo fotografie, sia pure di qualità d'eccellenza, ma ogni fotografia è commentata da versi di grandi poeti italiani, per lo più del Novecento, anzi, tranne alcune presenze tarantine che risalgono al Seicento, come Tommaso Niccolò d'Aquino, sono tutti poeti del Novecento, anzi dell'ultimo Novecento. Perché? È perché alcuni di questi hanno avuto rapporti con Taranto e la maggior parte dei tarantini forse non conosce questa frequentazione artistica, poetica che la città ha avuto grazie alla sua natura, e perché la scommessa è che se la poesia e la natura evidentemente sono fenomeni che colpiscono emotivamente a livello universale, è possibile anche che versi nati per altri luoghi si possano legare strettamente, no, ai tramonti, alle notti, alle lune piene di Taranto, al mare, alle spiagge, eccetera, naturalmente come contributo da parte di un fotografo e anche di un editore, l'editrice Scorpione di Taranto, a ridare valore ai luoghi, per dire esiste qui una ricchezza che non dovrebbe essere sfruttata, che è termine orribile, ma della quale si dovrebbe avere coscienza prima di tutto per salvarla in quanto un bene in sé e poi per darle la funzione di far vivere meglio i cittadini e gli uomini cui questa natura è stata affidata. Nel nostro lavoro, quello di cronista, c'è una differenza sostanziale tra l'informazione e la comunicazione. Sembrano due cose molto simili, coincidenti, in effetti per certi versi lo sono, però la comunicazione è altro, io credo che sia quello che fa il preside, e non solo lui naturalmente, perché l'informazione è un trasferimento di qualcosa che si sa e si dà ad altri, si acquisisce e si trasferisce ad altri. Poi c'è la comunicazione che si avvale proprio delle immagini. Faccio un esempio molto banale, l'attentato alle Torri Gemelle. Chissà dove eravamo quel giorno, magari lo ricorderete, qualcuno con il passaparola sai che cosa è accaduto, sai che è successo. Un conto è sentirlo, un conto è vedere poi gli aerei che si schiantano. Ma passiamo a qualcosa di più piacevole, ecco la comunicazione che riesce a sollecitare emozioni, sensazioni, talvolta anche i nostri sensi. Questo è un messaggio che arriva anche attraverso la pubblicità, no? Sollecitare gusto, olfatto, l'udito, la vista naturalmente, e talvolta anche il tatto per desiderare qualcosa. Che cosa ha fatto secondo me il preside Scherma? Ha interpretato la sua città, ha dato più di un'occasione di riflessione, e come sapete nel mondo dell'informazione c'è anche un altro aspetto oltre alla comunicazione, c'è l'opinione. Può un'immagine essere opinione? Secondo me sì, è un giudizio. Talvolta non si tratta soltanto di riprendere un momento, immortalarlo, giocare con la luce, trascrivere la luce, no? Andando all'etimologia del termine fotografia, si tratta invece di denunciare qualcosa o talvolta anche di mettere in evidenza, sottolineare, mettere un punto esclamativo alla bellezza di un sito. Una stagione turistico-culturale in mare è un'idea che ritengo sia abbastanza originale. E turismo e cultura è un binomio vincente. Se poi viene curato in situazioni così meravigliose come può essere quella durante una passeggiata in mare, diventa ancora più interessante.
Nel nostro caso si trattava di parlare delle bellezze di Taranto, nel nostro caso è stata la Taranto notturna, ma comunque delle bellezze di Taranto raffigurate in una raccolta di immagini inedite, delle caratteristiche naturali che questa città non ha perso, nonostante la demolizione dei punti più belli per opera di grandi industrie, marina militare, eccetera. Certo non sarà possibile più rivedere, come era ai miei tempi, la Taranto originale, diciamo, però potremmo intervenire, e siamo ancora in tempo, per salvare ciò che rimane, è tanto da salvare. Questo è l'obiettivo delle opere fotografiche che con l'editore Scorpione abbiamo pubblicato, e questo è anche l'obiettivo della serata e la speranza di tutti noi tarantini per la nostra città. Sera sono molto molto onorata di inaugurare insieme a voi questa prima stagione turistico-culturale in mare, onorata di avere con me l'editrice Scorpione il professor Massafra, ma soprattutto abbiamo avuto l'idea originale di esporre le opere del preside Franco Scherma, che sono tutte ispirate al mare. Io al mare ci ho creduto 11 anni fa, è il mio motivo di vita, e le fotografie del preside ispirano in me molte emozioni ogni volta che le osservo, anche perché dal mare viene la cultura. Taranto soffre, secondo me, di una ignoranza diffusa, colpa della scuola. Noi abbiamo tentato tanto da Facinotti di introdurre la cultura d'impresa, di introdurre la cultura dell'ambiente, nessuna reazione. Dico, ci manca un po', non lo so, forse i globuli rossi sono un po' strani, non lo so. Cioè la reazione che ci manca. È vero che abbiamo fatto, abbiamo eletto sbagliato, cioè è vero che chi elegge sbaglia, e non è che viene eletto che sbaglia, perché la democrazia è così, Se noi mandiamo un sindaco che non capisce niente, non è colpa del sindaco, è colpa di chi l'ha votato. Non l'ha votato due volte, tre volte. E allora, sentite, nessuno che fa critica, nessuno che si chiede i perché, i per come. Ecco la scuola, la preparazione al senso critico. Siamo tutti delle carte, come dire, delle pellicole fotografiche facilmente impressionabili. Basta un flash di luce che si impressiona, cioè non reagiamo, ma io parlo della massa, intendiamoci. Bene, noi avremmo dovuto preparare in 50 anni, sapete quanto è venuto a costare l'azienda scuola a noi contribuenti? Migliaia, migliaia di miliardi. Che cosa ha prodotto per la società l'azienda scuola? Vediamolo come azienda, così come la vedevamo noi al Pacinotti, no? Come un'azienda. Bene, a giudicare siamo all'ultimo posto dell'Ocse come... L'ultimo è la Grecia. L'ultima è la Grecia, come livello culturale, 6 milioni di analfabeti di ritorno, di grazie, di chi è la colpa? Non della scuola in sé, ma da chi ha voluto quella scuola.